E aí Buonasera a tutti, benvenuta la primavera nelle nostre tavole con i nostri piatti e devo dire la verità che oggi avremo come protagonisti gli asparagi ma anche degli ottimi salumi perché i salumi sono importanti in quanto una bella scampagnata prevede un ottimo salume e un ottimo pane. Il resto lo fa la bellezza della natura. E poi abbiamo anche i primi, eh, le prime ricette con l'agnello. In effetti agnello e carciofi è un binomio veramente estremamente gustoso. Quindi presenteremo una sorta di tasca rotolo di agnello con i carciofi. Faremo anche una ricetta preziosa perché la primavera ci dà anche i tartufi. Quei tartufi che magari eh, non hanno quel profumo eccezionale eh, dei tartufi invernali, ma hanno la freschezza proprio della primavera. Allora, io direi di presentare subito i nostri eh, cuochi di oggi, perché oggi abbiamo una cuoca di eccezione, la principessa Giorgiana Corsini. Eccola qua, con il suo flan. Donna Giorgiana, ah, sì. un bel appuntamento come al solito, aspettando il TG. Eh? Spero di essere all'altezza perché lo lei è sempre stata esattamente eh, brava. No, lo è sempre <ride> stata. Io vedo dei belli asparagi qui. Eh? Sì, allora, e quindi la nostra ricetta quale sarà? La nostra ricetta sarà flo di asparagi con una salsa di asparagi. E, ed è una ricetta molto semplice, molto mm. facile. Io, Intanto ci, ci avvantaggiamo, prima di presentare gli altri cuochi, sì. subito a allora, metterli... Met eh, bisogna mettere eh, le sia le teste che i gambini... E il meglio è di spaccarli con le mani. Ecco. Perché si sente dove si arriva dove si arriva con la parte più dura. La parte più dura la si può adoperare comunque perché la si può bollire mm. e si ne fa un, una crema magari si aiuta per fare, per esempio, le minestre la, la crema di asparagi o per fare un piure ehm, qualsiasi Anche cosa. Non ci butta quasi, quasi niente via. Anche perché parte. gli asparagi fanno molto molto bene, sono diuretici. Sì. E poi devo dire la verità che non c'è primavera senza gli asparagi. No, È il primo, potremmo dire, il primo ortaggio veramente della primavera, sì. perché i carciofi già iniziano un pochino prima. Senta, andiamo a presentare anche i nostri cuochi. In effetti ci siamo subito un pochino avvantaggiati perché devono cuocere benino benino, no? Mm, Questi... Sì, non c'è bisogno che stracuociono. Ma abbiamo verdura... messo acqua o olio Solo lì? Solo acqua e ne aggiungerò ancora un pochino. Ecco. Niente allora... olio. Io sono Abbastanza um, attenta su questo uh, uso dell'olio che ci vuole, eh, per carità, eh sì. in cucina. Anche però, se so insomma... che a lei piace molto il burro, eh, vero? Lo so. Eh, eh, eh. lo so, lo so. Il, il, però certo che il burro, per esempio un risotto, se non ci mette il burro, perde quel che di gusto certo. di risotto alla piemontese. Oh. Sono d'accordo. Ah, insomma, lontano. la mantecatura prevede proprio il burro. Sì. E poi, insomma, il burro in cucina è stato demonizzato, però sinceramente certe ricette senza burro, come potremmo farle? Assolutamente. No, anche la bechamel. No, ma pensi la bechamel con l'olio. Mamma mia. Allora, già che ci siamo, però, prima di presentare gli altri cuochi, la differenza fra eh, flan e eh, invece sformato, quale sarebbe? L lo sformato, che in maniera così semplicistica viene chiamato anche quello flan, eh, c'ha dentro la bechamel. E ah, quindi ecco. Della farina. Invece il flan, vero e proprio il flan alla francese, è solamente mm. gli ingredienti, sono le verdure o quello che si ha, ma sono il latte e le uova. Ecco, quindi manca quindi, decisamente il burro, quindi meno grasso, potremmo dire meno più leggero. E niente farina. Ec, e niente, niente farina, farina che, che sono gli importanti. altri ingredienti della besciamella. Sì. Benissimo, vediamo chi ci ha portato il tartufo marzuolo. Daniele Fagiolini, antico ristoro le colombaie. Ciao, Ciao. Ciao, ben arrivato. Grazie. Ti presento la principessa Corsini. Piacere. Buonasera, Piacere. sono Buonasera in grande ammirazione per quello che fa. Grazie ah, mille. sì, di già in ammirazione, sì, sì, solo guardando. Andiamo a vedere qua i prodotti. Venga qua, Giorgiana, guardiamoci un po', godiamoci un attimo i prodotti che ha portato. Amante dei tartufi? Sì, molto, Beh. li ho anche cercati. Venendo... Ho anche avuto un cane ah. e andavo per anni e sono andata a cercare i tartufi. Non è ancora so io perché non portare i tartufi no, del nostro vero. territorio? Insomma, in questo caso qui abbiamo il bianchetto che. È sempre buonissimo, un marzuolo, che è buonissimo. Senti, però mi vuoi spiegare le caratteristiche del marzuolo, mm. eh? Beh, Cioè, per esempio, periodo... nelle... ora si sa che non deve essere messo il tartufo cotto, si perde, no? Molto. E il marzuolo è la stessa cosa? Mm, no, diciamo, allora, il bianco, mm. dico di sì, il bianchetto, il marzuolo invece oh. si può leggermente cuocere. Infatti, in questo caso qui, noi facciamo un piatto che è la carbonara con il tartufo marzuolo. Ah, una carbonara, una carbonara. proprio semplice semplice, quindi guanciale, uova, pasta Beh, buona. Nella sua semplicità, però, abbiamo una ricetta. Perché abbiamo la guanciale di cinta senese, abbiamo delle uova che sono è un, un prodotto che esalta il sapore del tartufo e abbiamo il tartufo marzuolo. Beh, io mi ricordo sì. sempre una descrizione delle uova al tartufo che lei mi fece molti anni fa. Perché l'uovo classico con il tartufo è una squisitezza. L'uovo al piatto! Ecco, l'uovo Esattamente, ticamino, con sopra il tartufo, ma neo eh, di tartufo, deve essere <ride> cioè l'uovo deve scomparire, S va be bene? Eh? Beh, Senti, in, ui, in questo ui, caso qui ho scelto il guanciale di, di scinta senese perché ha una parte profumata e poi non è aggressivo come potrebbe essere la pancetta o il rigatino. Questo c'è un settore in nocciola, anche quando lo andiamo a cuocere eh, tira su questo sentore che è molto delicato rispetto magari agli altri. Senti, ma la carbonara per esempio può prevedere anche la pancetta oppure come la matriciana solo il guanciale? Per coloro che sono proprio i cultori della la vera è Solo il guanciale, poi. Ma anche la matriciana, eh? Sì. guai! Beh, però lì c'è scuola di pensiero. Ma insomma la scuola di amatrice è quella lì e è basta, è, eh. è, è vero? Secondo lei? No, io sono per il guanciale. Per guanciale. Anch'io. Mm. Perché siamo per il guanciale tutti? Mm. Per quel che riguarda me perché è pieno di grasso, io adoro il grasso del maiale. Ma attenzione... Poi si strugge poi, quindi. quindi. Questa, certo, si sì, scioglie. Sì sì, ma attenzione, il, il grasso del maiale, in questo caso qui di cinta è dovuto anche da questa... sentite il... Il, il, il profumo solo, solo così, sentite, è un profumo mm. che è inebria. Cioè, gentile, gentile, dolce, perché maiali... Questo è già da pisellini di primavera, eh, potremmo leggermente dire. Leggermente scottati, eh, sono eccezionali, insomma, sono insomma. leggermente grigliata Senti, su, sulla padella. Non ho dubbi, decisamente <ride> ci ha invogliato. Quindi abbiamo un primo flan di asparagi. Avremo questa carbonara con il tartufo marzuolo e una pasta anche, credo, molto buona, ma dopo vedremo gli altri ingredienti. Poi non ci resta che presentare eh Beh, eh, tre generazioni, mi sembra, di macelleria-norcineria a San Miniato. Lina Falaschi con Silvia. Eccole qua. Venite qua. Ecco che vi faccio conoscere gli altri nostri cuochi. Prego, vedi. Buonasera. 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 Ecco. Ciao, lui lo conosci bene. perché ciao. siete eh, nella stessa quello... zona, vero Silvia anche? Sì, Buonasera. Allora, Scusate. ciao Silvia. Che cosa mi fai oggi? Allora, stasera faccio, siamo vicino alla Pasqua, mm. eh, cuciniamo l'agnello. Oh, ne sentivamo un po' la allora, mancanza. Siccome eh? l'agnello è, è un... insomma, per contenere anche un po' nelle spese, che ora sì. bisogna guardare a tutto, ho pensato di fare... di, di sossare la spalla d'agnello, mm. in modo che ha più resa poi come... Perché poi costa meno la spalla d'agnello rispetto all'ombro. Sì, come costo no, perché sì, insomma vero. sono, so, sono è... agnelli Sempre di qualità, è. quindi il, il mm. prezzo non, non è quello. È la resa che fa. Ah, sì. Disossandolo si mangia più persone, mentre in una spallina così, che in questo caso è anche piccola, ah, sì, si piccolina. mangerebbe tre persone, qui forse... si mangia anche 4-5 persone. risossate. disossata. Perché... Senti Lina, eh. l'agnello si dice che non frutta, è vero? Nel senso sì, infatti, che, che sparisce nella... sparisce perché con l'osso, ecco perché. Qui c'è già un assaggio, vedo, è <ride> in corso. Proprio <ride> del grasso burro, eh? mm, Quello che, che mette buono. tutti d'accordo. Sì, ecco ecco allora, perché, perché frutta, ho pensato di, di disossarlo. Bene. Quindi... E lo farai insieme a che cosa? Con carciofi, che con siamo i carciofi. tutto di, di stagione. Allora noi adesso prima di iniziare però vogliamo dare la possibilità ai nostri telespettatori di usufruire andando alla mascelleria Falaschi che è a San Mignato Alto, sì, no? precisiamo, Mignato Alto, sì. di una buona spesa che può essere sempre utile ora per Pasqua, deciderà poi Lina di quanto l'entità e voi potete scegliere fra i salumi o quello che vorrete. Certo. A chi indovinerà? rispondendo ovviamente al nostro quiz e digitando il numero lì che vedete in sovrimpressione, ha una domanda molto molto semplice che riguarda la storia e cioè? Eh, di la storia di Saminiato che fu presa con le pecore. Eh no, ma se l'hai data tu la risposta? Uh, Stupida, oh, è rimasta a lei. Mm, via, eh, Dobbiamo trovare un altro quiz, va bene, daremo dopo oh. un altro quiz. Allora eh. ripassiamo <ride> al fame. Capita, è eh, Lina. No, eh, lo te. Capita! Ogni tanto capita. Allora, eh. torniamo invece qua e vediamo tutti gli ingredienti necessari per iniziare con un. definiamolo un antipasto oppure un no, contorno? No, no, è un primo piatto. Ah, un primo piatto addirittura. Sì, è un Quindi, primo piatto e ora sto preparando la salsa che deve andare insieme con i flo. Allora, gli... allora, iniziamo, scusa, eh, sc mi scusi. Prima abbiamo messo il, gli asparagi a bollire sì. in pochissima acqua. In un padellino sì. e sono finiti tutti qua dentro, vedete, nel nostro frullatore. Ecco, ovviamente, la cottura è stata una cottura che abbiamo seguito in diretta quindi molto molto veloce molto no? veloce molto veloce eh, anche perché sono asparagi freschi sì assolutamente sì ora dobbiamo preparare la salsa quindi di che cosa abbiamo bisogno? allora la salsa abbiamo bisogno di scalogno adesso mm. qui è tutto in, in porzioni piccole per poche sì. persone eh, due scalogni tagliati più fini che si può io adesso mm. sono un pochino maldestra mm, non mi sembra eh, mh, mh, comunque lo scalogno anche questo lo cuocio con il vino bianco ah Ecco, quindi sempre abolito l'olio. Abolito l'olio e in questo caso l'acqua, perché chiaramente l'acqua con lo scalogno, con l'aglio o con la cipolla, sì con la cipolla forse sì, ma non con. Uh, il vino bianco è mm. un gran, grande, grandissimo ingrediente. Ecco. Leggero, buono, lascia una delicatezza, non sa di avvinazzato. Perché si, si svapora, è veramente eccezionale. Ecco perché molti proprio sostengono di non usare troppo spesso il vino, soprattutto quando si devono fare anche delle basi direttamente con la cipolla, proprio perché rimane il sentore di vino molto forte. E invece, invece no. per lei è un valore aggiunto: sì, addirittura svapora, non eh. si, si perde, però cuoce. E lo scalogno deve cuocere di modo che diventi quasi una crema. Una cremina. E su questa cremina, si, eh, quando è fatta, si metteranno le teste di eh, asparago. Ecco. Che meglio sarebbe di sbollentarle un poco. Ah, perché così non... si agevola la cottura? Sì. Si, si accorcia. Potrò... Si accorcia, si possono sbollentare un po' e poi, quando è, è pronto, pronti per andare a tavola. Deve essere caldo. Mm. All'ultimo momento si mette del formaggio grattato e della panna. Io non adopro mai la panna in cucina, però devo dire che questa ricetta qui la eh, prevede, la prevede e, e non posso farne a meno. E le uova poi dobbiamo le mettere uova le uova. Le uova sono per il flan. Ah, per il fran. Questa è per la salsina. Sì, la salsina. Allora, dicevamo, qui abbiamo due tipi di asparagi diversi. Va bene, questi asparagi, beh, questi trionfi potremmo dire. Sì. Guardate che, che bellezza e <ride> che grandezza di asparagi. Incredibili. E invece questi che sono l'asparagina. Quelle più piccole. C'è una differenza, no, oltre di che di prezzo assolutamente, perché uno se la può cercare, l'altra no, ma di gusto. Ma questo qui non è asparagina selvatica? Non è, no, ah, non è la sparagina selvatica Ma non è, è proprio selvatica è coltivata negli orti e Naturalmente mm. la sparagina selvatica è, è molto più forte È molto più forte, molto più forte sì. Io eh, per, le, per questi mangiare un po' mm, elaborati preferisco la sparago normale Quello normale sì. allora noi dobbiamo... Tra questo e questo non c'è differenza questo qui cresciuto è così. E diventa così. Va bene, sì. questo l'ha accolto il bambino il nostro Daniele. Invece, prima della trasmissione noi parlavamo del riutilizzo eventualmente di questa parte, che è una parte che comunque potrebbe sembrare quasi uno spreco, buttare via, ma che può, può servire come. Si può servire benissimo per fare una crema d'asparagi. Questo, ecco. quando è cotto mm. nell'acqua, uh, nel, uh, nell e non bisogna mettere il vino in questo caso, mm. quando è cotto nell'acqua si può frullare e la fibrosità dell'asparago va via. Ecco. E quindi poi la si può mischiare secondo quelli che sono i gusti personali eh, per fare una crema da asparagi come minestra, un risottino so, anche, o, volendo. O come con, sì, potrebbe essere un'ottima salsa per il risotto. Bene, allora io procederei subito con il flons, già che possiamo sì. già farlo? Possiamo già farlo? Eh, perché tanto questa è una salsina che viene adagiata sopra? Viene, sì, quando è sul piatto lo si condisce con eh. quello Allora io, la, io intanto seguo qui. Perché non bruci, va bene? Sì. Qui abbiamo messo gli asparagi messi prima. E adesso dobbiamo allora, frullare. È, è attaccato. Daniele, vieni. Eccomi tu che qua. sei, abbiamo perso il tappo. Sì, ma non importa, possiamo sì. di necessità virtù, possiamo fare così. Facciamo così. Ecco fatto. Questo Mi dica? è un frullatore diciamo normalissimo. Basico, basico normalissimo. Sì. È vero che certe volte ne abbiamo troppi no, di, di elettrodomestici in cucina, confondono le idee? A volte bisogna avere addirittura la patente, talmente <ride> ci sono macchine, io non le adopo, anche Quel bico, la chiara pia mi piace montarla a mano perché rimane più eh, vaporosa poi Quindi. si controlla di più perché sì. tutto un tratto diventa enorme. Allora, dovendo dare gli ingredienti che qui abbiamo detto essere per poche persone, noi abbiamo messo una quantità, dovremmo identificare due etti di, di asparagi che abbiamo cotto, va sì. bene. Poi Ora aggiungiamo due uova? Ma io ne metterò tre. Tre intere, sì. tre intere. Mm. Se poi uno ha le uova del del papero ah, um, tipo? Sì, del proprio cortile. No, 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 sempre, sempre. magari uno di meno perché hanno più gusto, ma insomma le uova ci vogliono. Bene. Si gli dà un'altra ecco. frullatina. Tieni? Sì, sì, assolutamente, tengo. E basta, e poi si metterà eh. un pochino di latte. Bene, qui dentro, sì. ecco quanto latte più o meno... Allora, se questa è la misura, sì. del, diciamo l'altezza di una mano. L'equivalente in latte. Beh, posso chiederle di aprirmelo? Certo. Vieni, mettetelo anche qui in un bicchiere, guarda così. Allora, dopodiché noi che cosa possiamo fare di questo? Dobbiamo cuocerlo nel forno? Allora, si cuoce nel forno a bagnomaria. Mm. Ecco, nel Quindi... forno a bagnomaria. Sì. Ecco qua. Grazie. Io intanto preparo l'acqua per il bagnomaria. Ecco, deve essere molto gustoso. Se noi volessimo sostituire agli asparagi, non so, i carciofi possiamo. No, i carciofi non tanto bene, ma i no. sedani benissimo. Ah, i sedani addirittura. Sì. Un'altra frullatina. E basta. E basta. Ecco Attento qua. Attento perché è bagnato. Sì, sì e, ora questo e a questo punto. Dentro. Abbiamo finito? A questo punto però si assaggia. Mm. Bisogna... Che cosa manca? No, direi che va proprio bene. Il nostro, mm. il nostro... Altro che, ma qui continua a andare, sì, 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 ci stava allora... per bruciare. Eh, beh, uno gli allunga un po' di vino. Ecco, e siamo... io ehm... gli metterò un po' di pepe, a me piace il pepe. Anche a me. Quindi, Quindi... rigorosamente macinato perché sì. così è più buono e più fresco. Ehm... E allora si mette eh, questo. Eh, qui abbiamo preparato per il bagnomaria sì. eh? questi qui che sono già imburrate bene. Questi sono i classici? Sì, proprio quel che c'è di più. Di più Normale, si comprano dal, sì, in mesticheria proprio. Lei non ama quelli in silicone che tutti no, dicono essere praticissimi? No, no si no. potrebbe eventualmente adoperare quelli in porcellana da ah, forno. Ah, proprio quelli in porcellana sì, da forno? Però Bene. pigliano molto più posto e invece questi sono più. Poi mh, questi andranno avere. capovolti sì. per poi aggiungere la crema. Dopo nostra si cremina. capovolgono sul piatto così sì. e si mette la cremina, la cremina. sopra. Bene. E allora, io cosa faccio? Smonto? Ma sì. ognuno sa smontare il proprio. Non allora. Ah no, no, ce l'ho fatta. No, 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 oh, oh, no. Oh, oh. Oh, Oddio. Cosa no, fatto? no, no, tirare solo su. Ah sì, devo tirare su? Lo sapevo che ognuno deve... è padrone dei segreti del proprio elettrodomestico. Ecco, si mettono... Quanta ne va messa? Così, così. così. quasi piena. Ma così il liquido no, 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 sì, Sì, no, 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 latte no, il tutto, eh. Oh, può essere anche meno liquido. Comunque questo la consistenza va, è questa perché la farina sempre, non ci deve essere. No, si fa sempre un po' occhio a queste cose. E io questo, posso metterli dentro. Sì. A quanto abbiamo detto? Guardate, abbiamo messo l'acqua in misura tale che bollendo non vada ad entrare dentro al... Posso dare un segreto? Sì. Bisognerebbe mettere il recipiente con l'acqua nel forno prima, di modo che è già molto caldo quando ah, eh. si appoggiano i due piccoli flop. Bene, perfetto. Io vado a mettere. A posto. Quanto tempo dobbiamo cuocerli? Ah, quindi è una cosa anche veloce. Possiamo fare questo, lo possiamo preparare anche prima, perfetto. Sì. Non ci resta che sistemare la salsina e poi noi, con un quarto d'ora, abbiamo pronto sì, questo piatto. Questo qui magari piatto. cuocerà ancora un pochino. Sì, eh, e noi sì. dobbiamo preparare, però, sì. le. Queste le teste, le teste di... i turioni, sì. va bene? Sì. Quasi mi dispiace tagliare queste. Eh, un pochino dispiace, ma Vabbè. allora facciamo, adoperiamo queste. Sì, adoperiamo, adoperiamo i piccoli che ci cosa. cuociono. Sì, ma non le posso mettere insieme. Ah no? no. La salsa ah. si fa a parte. Ah, pensate. Allora, dopo Perché... ci verrà spiegato il segreto, dopo la pubblicità, va bene? Benissimo. Mm? Basta sì. attendere. Sì. Asparagi oggi asparagi che sono finiti dentro il forno sotto forma di piccoli flan per i quali con la principessa Giorgini abbiamo, eh, corsini abbiamo fatto che cosa abbiamo cotto gli asparagi mm. che abbiamo frullato. Cotti nell'acqua, vero? Solo nell'acqua nell'acqua. Ecco. Eh, abbiamo eh, aggiunto eh, tre uova e del latte in proporzione più o meno equivalente. Abbiamo messo un po' di pepe, po mi di ricordo, pepe. e in fondo non, praticamente non c'è nient'altro. Poi li abbiamo messi a bagnomaria a cuocere nel nostro forno per un quarto d'ora e quindi giusto il tempo necessario per preparare la salsina che in parte abbiamo già preparato nella diciamo salsina che avevamo visto cuocere prima avevamo messo che cosa avevamo messo lo scalogno con il vino bianco eh. scalogno è meglio della cipolla è meglio dell'aglio è meglio dei porri proprio lo scalogno ha una sua, eh, una sua preziosità certo perché poi è più dolce poi cuoce anche molto prima è meno aggressivo visto che gli asparagi hanno una loro sì. delicatezza sì, no? sì. invece nella padellina dopo abbiamo messo le parti alte degli asparagi, belli o brutti che siano, purché siano freschissimi. Sì. Come si riconosce un asparago, per esempio, fresco? Beh, che quando lo si spezza, scrocchia. Scrocchia, ecco. Quindi stiamo attenti, è, importante, è vero? Perché se no si piega. Si piega, si piega e poi alla fine, eventualmente si, si spezza, ma insomma, soprattutto si piega se non è fresco. E poi diventa in cottura giallo e molto <ride> acuto, quindi stiamo attenti perché in giro ci sono asparagi ben vecchi certe volte. Allora, abbiamo messo questi asparagi qui e qui con, che, con quale liquido? Semplice acqua o abbiamo aggiunto anche del vino? No, solo acqua. Il solo vino acqua? serve solo per cuocere lo scalogno. Ecco. Questo qui dopo, come andremo a farlo? Eh, allora, questo qui eh, io aggiungerò a questi asparagi, mm. eh, aggiungerò lo scalogno cotto nel vino che noi essere, abbiamo messo qui, sì, che vedete? Deve un po' cremoso, insomma che deve appassirsi, essersi appassito mm -hmm. con il vino, poi si aggiunge un buon cucchiaio di... Eh, abbiamo detto di, parmigiano? Di parmigiano reggiano? Sì, mm. parmigiano reggiano e poi... Quando siamo proprio pronti per andare a tavola si sformano i, i due flo, due, tre, quanti se ne vuole, e si aggiunge sopra questa salsa che è una salsa di asparagi con eh, scalogno e panna. Insomma, deliziosa comunque, va bene? Allora seguiamo un attimo questa cottura, mentre io vorrei parlare di eh, artigianato a palazzo. Eh quest'anno compie una bella età, potremmo dire. No? Ah sì, quest'anno 20 anni. Ecco, 20 anni, ricordiamo i giorni. Allora, Artigianato e Palazzo sarà dal 15 al 18, non è che ho bisogno di leggere no, no, ma dal insomma, 15 al 18. Sì, sì, ma è così la... Il, il mio nuovo De Pio, che mi piace ecco, molto. Eccolo qua. <ride> Quindi dal 15 al 18 Maggio, Maggio dove esattamente? In, nel giardino eh, nostro, giardino Corsini con entrata da Via della Scala 115 a Firenze. Allora, è un appuntamento che veramente nessuno ormai perde. Perché avete un numero di visitatori eh, quotidiano incredibile, raggiungete sì. oltre 2.000, vero? Al, come media al giorno si può pensare di 2.000, si spera sempre che non piova. perché. Ah, no, noi non ne parliamo questo, eh, eh, non basta eh. l'ombrello aperto. Eh. Bisogna avere molta buona volontà a uscire di casa quando piove, e purtroppo a maggio piove ogni tanto. Qui ci sono delle fotografie che testimoniano un po' l'essenza di artigianato a palazzo. La vogliamo ricordare un attimo? Che cos'è? Quando è nata? Allora, è nata con l'idea di presentare al pubblico abbastanza ignaro e ignorato, come siamo anch'io tutti, quello che è la, il tesoro del lavoro degli artigiani. Gli artigiani con due mani... Creano degli oggetti strepitosi da sempre, dal Medioevo, dal, nel Rinascimento, eh, andando avanti nei secoli. Diciamo che forse oggi è il momento. Più penoso perché eh, tutto ciò che viene fatto dagli artigiani a mano viene copiato a macchina in serie con un con una grande eh, un danno, incredibile. danno per gli artigiani immenso. Ma la gente ormai vuole le cose fatte alla svelta, che costino poco mh, e non hanno l'amore del, della materia, del vedere come si fanno le cose. Questa mostra serve per far vedere come si fanno. Qualsiasi cosa, la cesellatura eh, dell'argento, la doratura delle, del, delle cornici, la filigrana, la, scaliola, la filigrana, la carta. il cuoio. Il cuoio. Lì I cappelli. Noi siamo quest'anno abbiamo Avete... il consorzio del cappello di Firenze che verrà a presentarsi. Insomma, ci abbiamo e avremo anche una straordinaria eh, artigiana nuova. Mm. Nuova, eh, nel senso che l'anno scorso ha vinto il premio della migliore artigiana della mostra e quindi gli abbiamo regalato lo stand gratis quest'anno. E di e che si cosa si tratta? Si tratta di decorazione fatta con vegetazione con fiori con arbusti con legno Pensate. con eh, qualsiasi cosa che la sua ispirazione e la sua creatività riesce a, a insieme. mettere insieme è vero che quest'idea è nata da una sua necessità di trovare eh, una, un artigiano che rifacesse una chiave no, una maniglia una, una maniglia, maniglia ecco. sì. quindi non riusciva a trovare chi la poteva fare per bene e quindi ha detto, una volta individuato, ma perché non riusciamo a condividere no, questo, eh, questo sì. l'indirizzo di questo artigiano con tutti coloro che si trovano nel mio stesso problema? E così è nata diversi anni fa, ormai 20. Ormai 20 anni, fin dall'inizio abbiamo avuto un centinaio di artigiani più o meno. Mm -hmm. Ora abbiamo un pochino ridotto perché vogliamo dare più spazio ai visitatori che, che se la godano. Anche vedano. perché i suoi giardini sono meravigliosi, peonie in fiore, rose in fiore, quindi un'occasione, tulipani, di tutto, tutto ecco, solo bello. Qui abbiamo, qui si il giardino è tutto verde, non c'è fiori in, questo, in quel momento Però mondo, si vedono le ole curatissime lì. comunque. Ed è, è l'apoteosi della manualità, della creatività, della, della bellezza, della qualità della vita. Questa è, è la vero. cosa importante. La qualità della vita è anche però aver fatto un flan bene. Per cui direi, guardiamo subito. Sarà sì. passato un quarto d'ora? Eh? Ma io direi di sì. Passare è passato. Ecco qua. Si brucia, eh, eh? Sì Un pochino, aspetti. Ecco, mettiamoli immediatamente qui. Nel frattempo, cosa facciamo della nostra futura salsa? Grazie, La nostra salsa Daniele. si sta quasi completando, potremo già aggiungere sì. gli ingredienti. Più forte non, non No, più dà, forte eh? non può andare. Nel frattempo però noi possiamo dare il quiz perché hanno partorito un'altra idea lì da San Miniato. Che cosa volete sapere per poter offrire questo buono spesa che sarà sicuramente gradito visto che siamo, eh, beh, eh, ci stiamo avvicinando a un periodo insomma, in cui eh, mangiare bene fa bene e poi la Pasqua è abbastanza vicina. Cosa volete sapere? Silvia sei tu che vuoi sapere qualche cosa? Ditemi. Sì, che... dimmi allora, San Miniato c'è? San Miniato è famosa per una costruzione, la rocca, la rocca di San Miniato, che è conosciuta anche con un altro nome. Vorremmo sapere quello. Va bene? Allora, il nome della rocca di San Miniato. Perfetto? Dico bene? Benissimo. Non abbiamo detto altro? E allora siamo pronti. Pronti anche per la nostra salsina. Quindi ricordiamo che per fare il flano noi abbiamo Posso? messo eh, gli asparagi a cuocere in un pochino di acqua, li abbiamo cotti ben bene, poi inseriti nel nostro frullatore. Li abbiamo frullati, l'equivalente, dopo aver incorporato tre uova, eh, eh, viene aggiunto l'equivalente di latte. A questo punto assestiamo con del pepe, mi raccomando, macinato fresco e giriamo il tutto, non c'è eh, farina, l'avevamo detto no. prima, non c'è burro, non c'è niente, l'abbiamo messo a bagnomaria per un quarto d'ora. A che eh, temperatura? Mm, 180? Sì, 180. 180 perché infatti vedo che sono belli doratini. A questo punto, noi avevamo preso dello scalogno e in un padellino l'avevamo fatto struggere, potremmo dire, quasi fosse la gota, no? <ride> nel, nel vino, vino, ci raccomandiamo, buono come quello che vino ha portato bianco, lei, eh, bianco. Non, non, ci, non bisogna mettere vino rosso perché ecco. gli dà un gusto pesante. Il tanino del rosso non va bene, non si, ecco. non si sposa bene. Poi abbiamo eh, messo da una parte questo scalogno che ormai era quasi omogenizzato nella cottura e abbiamo messo nel padellino, sempre cotti con pochissimo, proprio pochissimo, ah, pochissima acqua. Le teste abbiamo messo degli asparagi. Ed ecco qua, unite insieme, ora formano la nostra. Allora, intanto andiamo. Cremina. A... Speriamo che si. Questo è il momento della verità, eh? mm, Avevamo detto li avevamo imburrati prima, no? Sì. Mm. e eh beh basterà in genere posso provare anche io con quest'altro io non mi provo neanche ecco. perché anche se l'imburi molto poi però il burro si incorpora con il flan e quindi ecco questo è, è la consistenza vede M morbida morbidissima. morbidissima ecco perché avevamo mantenuto tanto liquido sì, no, perché ah, ecco. l'uovo con il latte si rapprende e ha questo meraviglioso mm. gusto di asparago che profumino noi qui dobbiamo aggiungere però abbiamo detto il, il parmigiano e mi sembra, anche la sì, panna o me lo sono sì, sognato io? la panna io? però allora, prima la panna io prendo il parmigiano reggiano reggiano vero abbiamo detto? sì quello migliore ecco eh. sì Grazie. ovviamente panna aperta ma questo deve essere frullato o deve essere lasciato no, no, anche deve così? No, deve essere lasciato così. Ah, che delizia. Quindi ci saranno sì, due consistenze. Sì, bisogna vederlo. Mm. Adesso bisogna... Le, il formaggio lo, lo metto dopo perché sennò fa... Ah. Eh, si indurisce il formaggio, si cuoce. Eh. deve mm -hmm. avere proprio... Deve rimanere ancora sì. fresco, come averlo grattato sopra sì. quasi. Allora lo metto qui. Benissimo. Allora, io direi, mentre seguiamo... Un attimo, questo ultimo momento in cui cuoce la eh, salsa di accompagnamento, direi di ricordare eh, il, tutto quello che noi abbiamo fatto per arrivare a questo momento. Quindi, con la videata degli ingredienti, donna Giorgiana ci ricorda tutto, così lo rifacciamo perché questo è veramente delizioso. Allora, intanto è molto ecco. bellino eh, come presentazione. Questo sì, è, è elegante. Quindi e come primo piatto è anche abbastanza leggero. Allora si cuociono con acqua gli asparagi, sia le teste che la parte del tronco, del gambo, si frullano, si aggiungono. 3 o 4 uova, secondo quanti commensali ci sono, in genere si calcola un uovo a testa. Ecco. E il, il, lo stesso ammontare del, dell'impasto frullato, vale a dire degli asparagi, con l'uovo in latte, cioè il doppio in latte. Deve rimanere liquido e assestiamo con si il pepe. Sale, pepe? Si mette nel sale e pepe, si mette nei sformatini imburrati. A Bagnomaria. A quarto d'ora a Bagnomaria. In una, eh, in una teglia che abbia già l'acqua molto calda, quello è il gran segreto, ecco. perché se no eh, ci mettono troppo a arrivare a cottura e quello non va bene. Un quarto d'ora, abbiamo detto sì. a 180 gradi circa. Nel frattempo, per la nostra salsa di accompagnamento, invece, che cosa abbiamo fatto? Si cuociono le teste, solo le teste in questo caso, con qualche pezzettino di, eh, di gambo degli asparagi. Da una parte, si ehm, fa appassire dello scanu, scalogno tritato finissimo con del vino bianco. Quando lo scalogno è veramente appassito e quasi cremoso, si aggiungono queste teste di asparago leggermente sbollentate. Si aggiunge la panna come ho fatto adesso e ora prima di metterlo qui sopra ecco. metterò anche il formaggio grattato, però il formaggio grattato non deve più cuocere. Ecco perché se no fila, quindi togliamo la padella dal fuoco. Nel frattempo il formaggio dà comunque ancora più consistenza alla crema. E non, io non metto formaggio nel... Dell'impasto del flò perché lo appesantisce, il formaggio va messo più fresco che si può dopo mm. questo sì che è una delizia. Avremmo potuto anche volendo mettere del tartufo, ma con questo ben si di può. Dio, direi che forse è meglio di no, no? Ecco, questo è proprio quel che c'è di più: salutare. Elegante, elegante, parsimonioso e, e ottimissimo, perfetto. Ecco. La ringraziamo. E intanto direi: ripassa un attimo la videata degli ingredienti. Direi di andare a cuocere la pasta subito, ma viene con me, eh. assolutamente. Eh, eh, perché una cuoca così brava non può sì. essere lasciata in un angolo. Dopo poi abbiamo anche voi, eh, con l'agnello. Allora, allora gli ingredienti partire. subito, abbiamo ingre detto: gli ingredienti: gli ingredienti è... guanciale di cinta senese, grana, sì. uovo. Tartufo Marzuolo. Titolo del piatto. Carbonara con il tartufo. Bene, Ora, la pasta. Andiamo subito a mettere la pasta, che ci vuole il suo tempo anche se fa veloce. Che tipo di pasta è questa? questo messo? ho messo le linguine, perché? Eh. Non spaghetti, non linguine linguine sì perché secondo me hanno una, una sua importanza su questo piatto qui sì, anche perché se ti piacciono le linguine penso ma vedo che niente. anche ai nostri clienti piacciono tanto le linguine e linguina sia allora <ride> eh, eh, eh. E, questo, e questo sì grano duro Va bene. allora io cosa allora. ho fatto ho tagliato a striscioline la nostro guanciale che è vuole andare di là così vede meglio Assiste e mi dà una mano se c'è bisogno. Ci dà una mano, mi dà una mano. Il mio, È il mio braccio destro. <ride> <ride> Abbiamo tagliato Magari, le criccioline eh? e poi eh, le taglio piccolini i quadrettini. Ad a Sì, ad a piccolini. Non le taglio tanto grossi perché quando lo andiamo a saltare poi in padella. si... Sì. Stringano leggermente. Senti, ma piace. deve rimanere, scusami, questa eh, impepatura che abbiamo dato? Sì. Deve rimanere o l'hai tolta? No, io l'ho ecco. battuta un pochino, l'ho battuta. Quindi un Però pochino, ho hai ho scosso un po'. Non l'ho allevata del tutto. Non ha ho battuto ho vuol dire tutto. un po' così? così per un sì, l'ho po'. scossa po un po' così, in maniera tale che gli vada via la parte del pepe in più. Però l'ho mantenuta con il pepe, l'ho mantenuta. Ecco. Ho tagliato, calcoliamo per una persona, questo è l'equivalente per una persona anche Quindi un pugno meno. tuo potremmo dire, eh? La facciamo molto ricca perché qui facciamo le cose molto ricche. E eh, facciamole, facciamo... che abbiamo il tartufo? Eh, quanto costa il tartufo quest'anno? Il tartufo Marzolo costa, costa il giusto, cosa non costa? Tanto. Ecco, diciamo un prezzetto Insomma, siamo sinceri perché <ride> ecco. sennò il giusto tutto è relativo sì. anche nella giustizia, sì. no? Quindi... Ma noi siamo sulle 50-60 euro, 70 euro, a seconda ecco, ma per esempio grandezza. questo, a cosa? A Aetto? Alla grazia del giusto. Beh, eh, in effetti, e questo qui quanto peserà? Ma questo saranno su 10 grammi. 10 grammi? 10 grammi, sì. Ma pe pensi che Il tartufo che non pesa. Quindi eh. 5 euro? Sì, ma non, non pesa per Non possiamo stare allora. Se lei va, se se un un un, non, non pesa, pesa. No, no, oh, no, io no, mi no, ricordo no. quando li raccoglievo e il, il, non pesavano, era incredibile. Guardi, ora mettiamo leggermente dell'olio. Quindi proprio Anche la sì. ricca. Mm. Perché aiuta. Aiuta a... Vedi la parte del grasso come, come comincia si, a sciogliere, oh, eh, come già trasparente sprigio, come si prigiona e io non lo, quando lo vedrete non, non lo faccio diventare tanto asciutto mm. il, la parte del grasso, perché secondo me in bocca deve essere croccante, non croccante ma morbido. No. Ecco, io, a me invece piace che si strugga, praticamente che diventi trasparente, però comunque sono opinioni perché comunque che rimanga eh, lì o si struga rimane sempre nel nostro piatto, se allora, noi andiamo, diversa ma rimane. Se noi andiamo sull'eccesso sì. a, a struggere questo qui, sì. poi la parte del grasso va ad attaccare. Se viene riscaldato parecchio, poi ah, fa il verso opposto. Sicché bisogna avere un equilibrio. Bisogna avere. Se fa il verso opposto, cioè brucia? Brucia, bru il grasso, il bru allora già questo pezzettino qui mm. incomincia a fare la doratura. Ah, ah, quindi non lo vogliamo dorato Sì, sì, no, questa doratura qui va benissimo. Va bene, però non, non faccio croccante. Ecco, non, una volta che siamo arrivati a questo punto che ha fatto questa Fa questa crosticina sì. qui. Sì. Per me è pronto. Meno male. Guardiamo se è pronta anche la pasta. Ma. Direi quasi, quasi. Quasi, quasi è pronta. È il tempo uh. della pubblicità e noi la carbonara si farà. Farà la pubblicità. Mangia. l'uovo okay. Allora a questo punto Carbonara è pronta, pronta prima di affrontare invece il cosciotto di agnello ripieno di carciofi. Quindi allora, abbiamo messo. Abbiamo, sbattuto, abbiamo messo l'uovo. Mettiamo un pochino di grana dentro. Mentre lo sbatte, si cola la pasta. Si leva bene, la pasta. Bene, su quello che abbiamo detto essere un guanciale sopraffino che abbiamo fatto rosolare ben bene. Eh? Si, si leva la pasta. Questa poi... è una carbonara di nulla perché prevede come valore aggiunto il tartufo di cui abbiamo svelato il prezzo che ci è sembrato esorbitante, ma in realtà visto che è tanto leggero si può fare, vero? Sì, certo. Ecco. Ci, siamo quasi, che ci, eh, vuole, ci siamo quasi. Se ci vuole, ci vuole. Eh, sì. No, eh, no vabbè, non... comunque i, i, i prezzi ora del tartufo mazzolo sono abbastanza. Contenuti, contenuti e, si può, e si può mangiare chiunque. Allora, ecco, sta, sta andando la pasta, la salto leggermente. Sì. Mm. Già viene l'acquolina in bocca solo senti, con questo. Senti, che, senti il profumo. Sì, io non ci metterei neanche l'uovo, neanche il no, tartullo, vero? Eh? Sì, questo è Ma vero. Ma quasi è vero. quasi. Ora si manda leggermente e poi ci mettiamo... Ecco, ma non nostro... va messa fuori dalla padella? Eh, aspettavo che riscaldasse un pochino, In maniera tale che quando si mette l'uovo, lo giro, mi. Allora te lo metto. Io... Te lo metto con la giorgiana, in questo. Oh, sì. Qui. Prego. Ecco. Mm, perché sennò diventerebbe una frittata, vero? Sen Colpito. Sì, sen senti che. Ecco, dammi qua. Che, che cremosità. Mm, c'è chi. Aggiunge anche un goccio di latte. No, io non aggiungo nulla. I miei amici aggiungono anche un goccio di cognac. Alla fine hanno aggiunto un goccio di tutto e così. <ride> Beh, <ride> chiamiamo, è so... La chiamiamo più carbonara ma la visitazione della carbonara. Ah, va bene. Allora, piatto, impiattiamo. Spostiamo tutto e godiamoci questo momento. Mm. Grazie. Prego. Comunque il profumo di questo guanciale è incredibile È, è, eh? è, è, è spettacolare Il guanciale è suo? Fantastico. Sì, è vero? Sì. Lina, sì, questo sì. non poteva essere che un guanciale targato Falaschi eh? sì, è vero. Ok, ci siamo Bene, io ti Mettiamo... metto questo, guarda, sì. intanto Mentre tu metti tutto il resto La signora Prego Grazie Le sposto il guanciale Io metto anche gli ultimi pezzettini Lo faccio nero? Nero, quanto, quanto vuole. Come se dovesse mangiarlo lei, oh, io allora vado avanti. Abbiamo, abbiamo sposato il tartufo marzolo perché ha un sapore un po' più intenso con la, la carbonara perché l'uovo è un esaltatore di sapori. Quando andiamo a mangiare il, la, la carbonara con il tartufo è un'esplosione in bocca favolosa. Intanto ci sta esplodendo qua, vero dal profumo. Bravo Daniele, per favore ricorda tutto quello che abbiamo fatto per una super carbonara di primavera: carbonara col tartufo, pasta, guanciale, uovo, grana panano e tartufo marciolo delle colline Samiliatesi della, della mia zona. Bene, ricordiamo alcuni accorgimenti, per esempio, non abbruttolire troppo il guanciale, il guanciale eh, mettere una linguina perché sembra, insomma, a te piace la linguina, però piace, che sia sì. di qualità. Poi ricordiamo anche che l'uovo deve essere sbattuto ma aggiunto fuori dalla eh, dal, la fonte di calore perché altrimenti diventerebbe un uovo cotto e quindi si perderebbe la, bene, cremosità. Bene, la cremosità. Il tartufo è un optional che è, insomma, va bene per tutti, vero? Ottimo, ottimo. Adesso? Io sento solo il profumo. Ma lei dovrebbe assaggiarlo. Ma io sono eh? in quaresima non assaggio. Va bene, allora <ride> a questo punto passiamo invece alla nostra Lina e con l'aiuto di Silvia per un altro piatto degno di essere fatto la domenica perlomeno. Quindi abbiamo preso, intanto c'è la telefonata, pronto? Pronto? Buonasera, il suo nome? Mi chiamo Marisa. Da dove? Da Campi, Campi Vincenzo. Ah, bene, Marisa mi dica un attimo, lei sa rispondere alla domanda che le hanno fatto prima? Ma eh, spero che sia quella giusta. Vediamo. La torre di Federico II. È giusta? Non proprio, non giustissima, ma va bene. Non giustissima, perché come sarebbe? Cosa È facciamo? La... la diamo o non la diamo? Sì, dai, la diamo, la diamo. La diamo? La, la diamo. diamo? È allora... la Rocca che viene chiamata anche la Torre. No, la Rocca Federiciana. Rocca Federiciana. Ah, Federicana. Federiciana. federiciana. Va bene, allora lei sarà felice di andare fino a San Miniato, che è una cittadina bellissima, sì. veramente una grande storia e grande tradizione gastronomica qui fra Tartufi e soprattutto questo buono spesa offerto dalla Lina. Lei sì. può ben andare felice e contenta. Va Perfetto. bene? Perfetto, eh? grazie. Eh? grazie Tante. E si ricordi anche di andare a visitare Artigianato a Palazzo. Quello giù... sì, ve lo sono scritto. Brava, perché vedrà che è un'esperienza unica fra le tradizioni, l'arte e anche la grande bellezza e la storia di uno dei palazzi più belli che noi abbiamo non in toscana in italia va bene va bene lascio il nominativo si sì, si sì, sì, ci regia. pensa tutta la, la regia noi l'agnello dobbiamo parlare d'agnello arrivederci e grazie comunque allora abbiamo già allora, una spalluccia un, che sembra una spalluccia sì, una spalla d'agnello e poi mettiamo del, della pancetta che poi potrebbe mm, essere anche il guanciale L'essenziale è che sia tagliato molto sottile perché mentre cuoce si scioglie e penetra nella carne e dà ancora più gusto. Poi mettiamo dei carciofi già affettati, qui ci siamo un po' avvantaggiati. Carciofi crudi? Carciofi crudi affettati abbastanza fini. Ma nostrali. questo viene un bel piatto Sì, nostrali, eh? delle, nostre, delle nostre zone E eh, voi se avete Mignato... Empoli, sì, i carciofi di San Mignato sì. poi Il poi carciofo sono di San Mignato una è... no? una tradizione Le mamme sanminiatesi quest... San Poi mettiamo ma un piccolo battutino di aglio e prezzemolo Potrebbe anche andare bene la mentuccia con. No, eh, no? no perché c'è carciofi. I carciofi mm. richiedono proprio eh, ah, l'aglio sì? e il prezzemolo. Ecco, invece a Roma ci metto la menta. Pensate. Sì, po'. E poi del buon pecorino. Mm. Volendo, può essere anche del parmigiano, però in questo caso è pecorino. Ma deve struggersi, deve sciogliersi un po'. Eh sì, deve no. cuocere perché nel poi cuocere. arrotoliamo esatto. il tutto. Vabbè, sale, pepe, quanto Ma basta. Ma saliamo dentro o saliamo fuori? Saliamo dentro, un pochino dentro. Io avevo già preparato un po' carciofi salati. Ecco. E quindi... Senti, io volevo Poi... tornare un attimo indietro sì. mentre intanto eh, stai per avvoltolare, con, eh, avvolgere con mm. lo spago, cioè per legare, per tenere sì. insieme. Volevo tornare al prezzo dell'agnello. Allora, questo è un agnello di qualità. Perché che poi, vuol dire un agnello di qualità? Perché ha un'ottima pastura. Questo è un, un agnello, perché è importante la pastura nell'agnello, no? Che cosa sarebbe la pastura dell'agnello? Quello che mh, il territorio, quello che, eh, dove si, come si alimenta l'agnello. Questi sono agnelli proprio allevati allo stato eh, naturale e sono della garfagnana. Questi agnelli qui, come poi ci può essere l'agnello di l'agnello di, Zeri, di Zeri, però in questo ne... caso qui è, è della garfagnana. l'agnello per essere ehm, tale che dimensione deve avere? E Per avere una carne buona? Ma perché ora che la piccoli... Pasqua è abbastanza tardi? L'agnello è un po pochino più grande, va su, sui 12 kg 12-13 kg. Perché normalmente quanto dovrebbe essere un agnello? Perché un agnello, insomma... per essere buono, il peso dovrebbe essere questo, perché se no sì. sa troppo di latte, ecco. se sotto, sotto gli 8 kg sa troppo di latte. Donna Giorgiane, eh, anche lei, a me piace l'agnello, anche un po' più grande. Sì, infatti c'è chi preferisce ancora più grosso. sì. sì. E invece Però la pecora è, è tutta un'altra cosa. La pecora è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cottura. Cioè non, non... Però è molto buona eh, anche sì, quella. Sì, se è saputa cucinare è buonissima la pecora. Il, la differenza di prezzo fra il capretto e l'agnello è giustificata da che cosa? C'è poco di, di differenza di prezzo, non, non c'è tanto. Ma da noi c'è i capretti perché è una cosa molto romana. Sì, comana. ci sono, sono, ci un, sono un po' capretti. più radi ma ci sono capretti. Ecco. Sì. E l'abbacchio invece? L'abbacchio è la pecora, l'abbacchio è fra. fra è un agnellone, non l'abbacchio, sì, che non è una pecora. Sì, è un e è Quello è usato più verso nel Lazio. Ecco, l'abbacchio. No, in Toscana l'abbacchio no, è difficile, no, eh? no, la, In Toscana sembra. più la pecora, nella zona di, di campi, di, nella campi, zona dove sì, ci sono, sono tanti molto... allevatori di pecora Tieni, intanto vai a metterli accanto al io flan questo vado qui. A mangiare, vado no, poi io... non vai a mangiare no. niente, rimani qui. Ecco, quando oh, abbiamo arrotolato sì. viene un rotolo, mm. poi si cuoce volendo ecco, si viene. può anche infarinare. Ecco, perché lo dobbiamo infarinare? Perché infarinandolo aiuta un po' la cottura, viene un più morbida, così come tutte le carni bianche anche. Gli aiuta tantissimo la, la farina, lo rende più, più morbido, si fa rosolare bene bene. Quando è rosolato, si sfuma col vino bianco. Magari ce lo puoi imprestare un pochino di vino bianco. No, beh. ma Ah, ce l'hai anche quello. Ognuno sì, vede. Ne mettiamo mi al... il mio. Eh. Io lo no, produco. Sì. Lei produce beh. vino? No. Allora, allora, allora Che vino è questo? questo è diciamo. Un vino, vino dell'Umbria. Eh. È un vino orvieto, È un orvieto. Ecco, se ne va bene, è un, po è un po' profumato, Sentiamo. ma ecco, è un vino secco. Mi sembra che eh? con l'agnello andrà benissimo. Sì. Dobbiamo soltanto forse sì. aspettare un attimino che sì, sfrigoli un po'. Se è, di è rosolato questo... bene, si, si sfuma col vino bianco, poi abbassiamo la fiamma, mm. copriamo e lasciamo, finiamo di cuocere per un'ora, un un'ora e un quarto. Ma non così? ci mette altro liquido? No. Se proprio è necessario, appena appena un po' di brodo, no, ma brodo. proprio... Sì, sì. Ecco, una cottura per esempio come questa potrebbe essere sostituita dalla cottura al forno oppure ci diventa troppo secca? No, asciuga troppo perché è molto ah. un per cioè, ogni cottura va fatta. Se c'è l'osso va benissimo anche, con l'osso va benissimo anche nel nel forno nel eh. mm. ma quando è disossato è bene la cottura viene molto più gentile così nel tempo ah, sì. e dopo questo viene tagliato tipo viene tagliato rollé, a allora fette. alla fine sì, viene tagliato a fette e servito quindi ha tutta un'altra eh, un'altra resa questo qui perché se c'era l'osso l'osso sa fra l'osso invece questo diventa tutta polpa e... questo qui quante persone 4 5 sì, mm. anche cinque persone. Anche cinque persone. Sì, 5 5. Persone. Perché Siamo questi sicuri? agnellini anche che hanno insomma. solo 12 kg alla fine non c'è questo. Anche perché viene spesso. Vabbè, questo è uno di quelli piccoli. Eh? Sì. Eh, eh. Ma ora guardando, eh, Silvia, mi passi la spalla per favore eh, del, dell'agnello. Allora, guardando, mi scusi, passo avanti. Allora, guardate un po', eh, vedete che bello è tutto, però Magrolino ed è questa. questa è uno che erano, fra gli agnelli piccoli cioè, eh? è un agnello piccolo, ma è quello che che noi abbiamo sì, usato è la, praticamente è la, la sorella. È la, no? la sorella di questa. Sì. Quindi io 4-5 penso che alla fine non lo so. Però noi intanto sfumiamo, tanto mm. siccome ci vorrebbe un'ora e mezzo noi ovviamente vi faremo vedere il, come viene il rollé di agnello già cotto. Eh? Senti, il contorno ecco. giusto per questo rollé quale sarebbe? Io lo chiamo rotolo, rollé, non so come vogliamo chiamarlo. Il contorno giusto sarebbero, si può servire anche dei carciofi fritti. Anche ci starebbero fritti, benissimo, eh? sì. o al tegame. O al tegame, fritti, delle verdurine fritte ci starebbero d'incanto. Mm -hmm. Lei Come che misto di verdure fritte, lei che ci eh, metterebbe? Io, io caciocci fritti. Mm. Ah, allora sono l'unica io che veramente dimmi no, ora, Daniele, ora. tu no, dimmi no, un po' che la, ci farei io, io ci metterei un flan di carciofi. Che anche, lo so, lo so, anche. Anche, già che abbiamo ah, imparato, anche, anche se hai detto che carciofi non va bene. No, lui mi dice che va bene. No, ah, sì? no, no, no va bene, sì, va bene. bene? Va bene? Sai cosa ci metterei? De, delle spinaci saltate a fresco, che sarebbero eh. una, una, una cosa... E giusta. con nubio carciofo e spinaci? Eh, perfetto. Insomma, metteteci, cuoco, metteteci quello che volete Io ecco. ci metterò dei radicchi di campo cotti Va bene? Comunque sia, dopo un'ora e mezzo Io vi faccio sì. vedere come, come le cinque persone Rimarranno un pochino affamate <ride> Secondo me Eh? È vero? Ma questa è un po' più piccola Eh? eh? Vedete come ritira il problema dell'agnello? È sempre sì. quello di stare attenti a, al peso. Però ora affettato, ora lo affettiamo. Bene, affettiamo prepariamo. subito. Questo qui l'aveva impolverato di farina, vero? Sì, questo sì, sì questo l'avevo fatto. Sì. Tieni, sì. Ecco, tagliamo e prepariamo. Vedete, che bel menu che abbiamo fatto oggi, eh? Decisamente direi che è quasi un menu, potremmo definirlo pasquale, è vero? Ah, sì, sì. Perché po volendo, potremmo mettere un solo flan come. Eh, beh, antré, ora sì. com è sì. bello. Questo come secondo e la carbonara per primo. Il profumo, che profumo! È bello. Fumo, il profumo è incredibile, eh? Mm. Anche questo aglietto ci sta bene, sì. eh? Sì, sì, perché. No, ci vuole. Ci vuole eh? Era il prezzemolo e l'aglio, vero? Sì. sì, prezzemolo e aglio. Abbiamo tolto lo spago, ovviamente. Ecco. Ed ecco qua, perfetto. Aggiungiamo mettiamo, un pochino mettiamo. di sughetto che è fondamentale. Quindi noi ricordiamo, non abbiamo infarinato il nostro, ma è stato infarinato questo. Perché non l'abbiamo sì. infarinato il nostro? Perché è stata un po' una disattenzione. Ah perché io ce l'ho qui la farina eh? Ecco. E io invece Pensavo... credevo che non ci fosse eh... No no io ho tutto Però Ma ho, è... ho però suggerito si dif... lo... Così si vede posso... anche sì. la differenza Ecco, ecco fatto Guardate che bello questo piatto Decisamente di eh, primavera Potremmo dire di Pasqua Vedete Silvia correda subito Con il limone e con il rosmarino, vero Silvia? Vieni qua. Ricordiamo anche che un bel agnello in fricassea fa tanto, ma tanto, tanto bene, perché è squisito. Sì. Per favore, eh, Lina, mi dici tutto quello che abbiamo fatto per fare il tuo bel rotolo di allora, agnello ripieno. In questo caso ho una, spa una spalla d'agnello, ho affettato dei carciofi, ho, ho messo sull'agnello del, della pancetta affettata molto sottile. Poi ho i carciofi, del, de, un battutino d'aglio e prezzemolo, sale, pepe e, e, del, e del formaggio pecorino stagionato. Ho arrotolato il tutto, l'ho infarinato leggermente, l'ho fatto rosolare, l'ho sfumato col vino bianco e dopo la, la sfumatura ho abbassato la cottura, tappato, ho allungato appena appena un po' di brodo e l'ho finito di cuocere. E il risultato è questo. Poi un ottimo contorno: ho un flan di, di carciofi o di asparagi o delle verdure fritte. Benissimo, qualsiasi sia l'abbinamento con anche un buon vino, saremo assolutamente felici, vero Donna Giorgiana? Ne vuole un goccino? Ma brindiamo, guarda, Daniele, per favore cerca tutti Comunque, i bicchieri che è abbiamo qui. è Eccezionale questo sì. piatto, adesso noi ci scambiamo tutti poco. i piatti qui, eh. veramente. Dobbiamo prendere come no, ecco, prendete lì. Intanto io comincio a ringraziare tutti gli ospiti di stasera. Prima di tutto, la principessa Giorgiana Corsini che vi ricorda un appuntamento per i fiorentini e non, pensate che arrivano veramente da tutta Italia ma anche dall'estero nel giardino del Palazzo Corsini esattamente dal 15 al 18 di maggio, di maggio dalle per... 10 della mattina fino alle 9 di sera con degli aperitivi e musica per artigianata a palazzo, ricette di cucina, c'è veramente di tutto, di tutto. Tenete qui. Ricordiamo invece, se volete dei prodotti buonissimi di norcineria, ma anche non solo, una macelleria super, super, super. Per ultimo sei tu che lo metterai da solo. Ricordiamo Grazie. la Lina Falasca a San Miniato Alto con la collaborazione stasera di Silvia. Ricordiamo l'antico ristoro Le Colombaie con Daniele Fagiolini. A tutti voi ricordiamo che è arrivata la primavera. Arrivederci a tutti, Arrivederci. linea al telegiornale. Grazie.